lista delle primarie del centro-sinistra, siamo andati al liceo classico Galvani e allo scientifico Righi per scoprire se gli studenti sopra i 16 anni sanno che potranno votare. No, questo non lo sapevo. Io non mi esprimo, non mi esprimo. Non ti interessa o non sai? Un po' entrambe. Prevalentemente non so. Non ne avevo idea. Non lo sapevo. No, non lo sapevo. Non lo sapevo ed è una bella cosa. Diamo parola anche un po' ai giovani. Sai quando si vota, come si vota quest'anno? Allora, quando si vota? Mi sembra settembre, comunque sì, so che si vota. Sai che tra poco ci sono le primarie del centro-sinistra? Questo non lo sapevo. Entrambi i candidati alle primarie del centro-sinistra hanno frequentato il tuo liceo? Ah, ma penso. Sì, cioè l'ho sentito prima. Adesso non lo so. Adesso che so di questa cosa qua probabilmente mi informerò. Sapevo che se ne stava parlando delle primarie, di poter far votare i sedicenni per le primarie del PD a giugno. È candidato Lepore, è candidato la Conti. Sì, infatti so che un candidato è Lepore, se non sbaglio. Sì, me ne ha parlato mia madre e appena sarà necessario mi informerò a dovere. Sì, non sapevo delle primarie, però sapevo che tra un poco si votava perché mia nonna è un po' fissata con questo argomento. Io sono di San Lazzaro, quindi so che il sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, si sta candidando per essere sindaco di Bologna. Sulla politica in generale i ragazzi non sono molto ferrati, però almeno sanno chi è l'attuale sindaco, o quasi. Merola? No. Sì. Il sindaco è Merola, si voterà quest'anno, scade dal il secondo mandato, si voterà alla fine di quest'anno, io sarà il primo voto che darò. Non ho ancora idea, devo ancora guardare. Ci sono poche persone che seguono la politica della tua età? Sì, sono poche, sì. Secondo me si dovrebbe fare più informazione per i giovani riguardo tutto l'ambito della politica perché ne sanno solo quelli che si interessano. Ci sono persone che sono già molto interessate, una mia amica è molto interessata alla politica e altri secondo me invece, magari anche io, non ne sappiamo così tanto. Poi sicuramente anche quando ci sono state le scorse elezioni, il referendum, ci siamo tutti informati molto. Però nel mese prima, di cultura forse generale, di base di politica, noi forse non ne abbiamo così tanta.